Tre detenuti si sono tolti la vita nel carcere di Poggio Reale nel gennaio del 2024. Tre persone dai 33 ai 38 anni che hanno deciso di togliersi la vita. Tra le motivazioni che anche il locale sindacato penitenziario ha ricordato, il grave sovraffollamento a Poggio Reale. Occorre ricordare che il sovraffollamento nelle carceri di tutta Italia, ma soprattutto del sud e soprattutto della Campania, è davvero un problema enorme. Ma bisogna anche ricordare che esistono delle strutture che potrebbero essere riaperte per poter far sì che i detenuti possano vivere con civiltà quello che devono vivere. E invece, ad esempio, la casa circondariale di Sala Consilina è oramai abbandonata da anni, è in un limbo, non si sa di chi è la responsabilità e la struttura sta decadendo. Davvero un esempio emblematico quello del carcere di Sala Consilina, ma quello dell'area del Tribunale di Lago Negro, dove non esiste una casa circondariale. Questo fa sì che i detenuti vengano trasferiti in luoghi lontani e questo fa anche sì, oltre al sovraffollamento, che i familiari degli stessi, per poter far visita ai propri cari, devono sobbarcarsi trasferte davvero impegnative. Il grado di civiltà di un paese si misura osservando la condizione delle sue carceri, lo diceva Voltaire nel XVIII secolo, è ancora attuale.